Vai. Allora, salve a tutti, sono molto lieto di cominciare questa rassegna, questa ennesima edizione della rassegna itinerante di filosofia, filosoficamente, che nasce da una lunga esperienza con i nostri amici e colleghi del liceo Comi di Tricase. Qui abbiamo quest'oggi l'opportunità di sperimentare, quindi chiedo scusa anche per una modalità che non abbiamo un granché utilizzato per sperimentare questo nostro nuovo strumento, che è per appunto la modalità live, che ci permette però di parlare a più persone e non avere problemi particolari di linea e di tenuta del sistema. Dico soltanto ai docenti che eventuali complicazioni dovute a motivi tecnici si superano facilmente, quindi non abbiate timore. Coloro che dovranno firmare il foglio delle presenze o scrivere il loro nome in chat lo possono fare se hanno già ovviamente fatto l'iscrizione al nostro team, al coordinamento scuola-università del corso di laurea in filosofia. Quindi ovviamente si partecipa soltanto se si è già iscritti, potete farlo tranquillamente anche in questa giornata, io provvederò poi a inserirvi. Nulla, io passo subito la parola al professor Igor Agostini, il nostro presidente del corso di laurea, che oggi ci onora della sua presenza e che darà un saluto di benvenuto. Molte grazie a tutti. Non c'è microfono, non c'è microfono, Igor. Eccomi. Prego. Ecco. Grazie, caro Fabio, grazie vicepresidente. Fabio Ciraci è il nuovo vicepresidente del nostro corso di laurea e mi fa piacere annunciarlo in questa occasione, una splendida occasione, la settima edizione della rassegna Filosoficamente. La apriamo con un bellissimo brano di Guido Calogero messo in esergo al nostro manifesto. La libertà che si deve amare è la libertà dell'altro. Solo a tal patto l'amore per la libertà non è un'aspirazione egoistica, ma un'idea morale, anzi il solo ed esclusivo contenuto dell'esperienza morale. E è un'iniziativa, questa, la settima, sempre saldamente coorganizzata insieme al Liceo Comi di Tricase. La professoressa Cristina Barbara è qui con noi e ringrazio anche lei, come il mio caro collega Fabio Sulprizzo, che è il primo dei relatori, e ringrazio tutti i presenti. L'idea di questo seminario, di questa offerta seminariale, di questa rassegna filosoficamente, è quella di mettere insieme, lo abbiamo detto tante volte in sede di programmazione, e quest'anno ne abbiamo una dimostrazione perspicua. Noi lavoriamo insieme con i licei e lavoriamo insieme non soltanto perché dimostriamo la nostra offerta formativa, vi mostriamo chi siamo, ma vogliamo che anche voi ci mostrate chi siete. E per questo i relatori di questa edizione sono professori di università e professori di liceo. Siamo colleghi e sono convinto che potremo fare grandi cose. Una parola sul tema, uomo e civiltà. È un tema che abbiamo scelto in linea con le indicazioni ministeriali, che sono relative all'introduzione dell'educazione civica come materia autonoma di insegnamento. Quest'anno, pertanto, la rassegna verterà su questioni relative a Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Potete vedere tutto nel magnifico programma che abbiamo approntato. A me non resta, dopo aver precisato queste cose a cui tanto tenevo, di dire a tutti voi che resto sempre a vostra completa disposizione, potendo contare anche su, come vedete, su dei collaboratori straordinari, e soprattutto augurarvi buon lavoro. Ci rivedremo perché uno dei relatori sono anch'io e sono contento di dare il mio contributo e di rivedervi collegialmente un'altra volta. Grazie e buon lavoro. Molte grazie al presidente del corso. Io ho il piacere di passare la parola alla professoressa Cristina Barbara,
che in questo momento dovrà farsi carico di sostituire anche la dirigente del COMI, che non so per quale motivo, forse dovuto anche al repentino cambiamento del link, non è con noi, quindi chiederò alla professoressa Barbara di poter fare le veci anche della dirigente, che inviteremo anche nel prossimo incontro cercando di recuperare questo inevitabile gap, e nulla, le do la parola per questo saluto, molte grazie. Il microfono, Cristina, il microfono. Adesso arriverà. Buonasera. Purtroppo la mia dirigente mi dice che sta cercando di entrare, veramente non riesce. Le ho mandato il nuovo link, non lo so, speriamo, magari anche se dovesse arrivare mentre io parlo, può, spero, insomma, le daremo la parola un attimo. No, io voglio salutare tutti, sono molto emozionata, molto contenta perché da tanti anni facciamo questo percorso insieme all'Università del Salento. Abbiamo trovato uno straordinario, insomma, come devo dire, una modalità straordinaria per collegare l'università al territorio, ai licei, che è la cosa fondamentale. E quindi ha funzionato, siamo partiti in sordina e poi grazie anche al professor Fabio Ciriaci e questa sua tenacia e anche insomma che non vuole superare qualsiasi ostacolo, anche la pandemia, quindi siamo riusciti a diventare una cosa importante, a collegare questo evento, l'università, a tante realtà liceali e non solo al liceo COMI, che questa è la settima edizione, e siamo veramente contenti. Speriamo di poter continuare nel tempo, perché ci sembra sia molto fruttuoso, insomma, questo rapporto tra l'università, noi docenti di filosofia che siamo nei licei e quindi siamo, insomma, sul fronte di battaglia veramente adesso più che mai, con le normative che si susseguono a un ritmo incredibile. Io velocemente voglio leggere anche poche righe del professor Carmine Zocco, che insieme a me ha condiviso all'inizio questo progetto, e quindi lui oggi non c'è perché è impegnato nei lavori degli organi collegiali, per cui mi ha mandato questo breve saluto. È proprio brevissimo, non vi porterò via molto tempo, quindi ve lo leggo. Quindi un saluto non solo di cortesia ma di riconoscenza, scrive Carmine Zocco, a tutti gli attori istituzionali che hanno permesso il sorgere e il proseguimento di questo progetto che giunge quest'anno alla settima edizione. Alla professoressa Beccarisi, al professore Igor Agostini, i presidenti del corso di laurea in filosofia di Unisalento in questi anni, che hanno creduto in questa opportunità e continuano a esserne fautori con i loro autorevoli interventi, alla dottoressa Elisa Rubino, che si è prodigata con noi fin dal primo momento, al professor Fabio Sulplizio, presente in tutte le edizioni e che ci onora anche quest'anno della prima lezione. Fabio Ciriaci, poi, che ha dato un ulteriore impulso di crescita e sviluppo a queste iniziative, coinvolgendo appunto gli altri istituti superiori della nostra provincia, del territorio, facendo diventare filosoficamente una rassegna itinerante, iniziativa che come docenti del liceo COMI abbiamo condiviso con piacere e che rispecchia la vocazione del fare filosofia come pratica collettiva che abbatte i muri e allarga i confini. Ringrazio tutti i colleghi del Dipartimento del COMI con noi stanno lavorando, perché siamo impegnati cioè abbiamo messo su un'organizzazione importante per monitorare i diversi studenti che si sono iscritti a questi eventi e quelli degli altri istituti, naturalmente, che si prodigano con generosità e competenza anche in questi incontri per innestare buoni semi della riflessione filosofica nella costruzione di menti ben fatte.
Questa nostra azione non sarebbe stata possibile se non fosse stata adottata e favorita come progetto qualificante del nostro istituto dal precedenti dirigenti e dalla professoressa nostra attuale di Cazzato, che guida ogni nostra scuola, che guida la nostra scuola. La modalità odierna non sarebbe stata possibile senza il grande lavoro del bravissimo professore Fabio Ciriaci, che anche in questo periodo di grande difficoltà di emergenza sanitaria ha saputo pensare e organizzare la rassegna. Infine, un saluto e un ringraziamento, ultimo ma non meno importante, a tutti gli studenti che parteciperanno a questi lavori. Stiamo cercando di caratterizzare le riflessioni di questi incontri come un laboratorio del fare filosofia per evocare la dimensione pubblica della stessa. La storia della filosofia non è infatti un elenco di teorie che si susseguono, ma un dibattito che arriva fino ai nostri giorni. In questo senso è possibile dire che la filosofia non è un sapere, ma un atteggiamento, l'atteggiamento di chi non smette di fare domande, di mettere in crisi tutte le risposte che sembrano definitive. Per questo l'atteggiamento filosofico è la macchina capace di inventare un mondo possibile al di là del mondo reale. Quindi questo è l'augurio e l'auspicio di buon lavoro di Carmine Zocco, che comunque sarà con noi le altre volte. Non so se si è sentito, vorrei però rispondere alla professoressa Cazzato, la mia dirigente, che mi telefonava. Se voi siete d'accordo, vedrò di capire che prego, va bene. Nel frattempo, poi magari ridò subito la parola alla professoressa Cristina Barbara. Anche io ringrazio coloro che mi hanno preceduto, coloro che hanno seguito questa iniziativa, la presidentessa Alessandra Beccarisi e ovviamente anche l'attuale presidente, la collega che ha sostenuto questa iniziativa all'inizio, vorrei dire la professoressa Rubino. Faccio presente a tutti i docenti che l'incontro prevede una mezz'ora di seminario da parte del relatore, al termine del quale intervento ci saranno delle domande da parte delle scuole, quindi potranno essere poste attraverso la chat 5 domande, scrivendo ovviamente da parte di quale scuola e di quale classe vengono poste le domande stesse. Quindi io poi le leggerò anche al professore Sulpizio e lui potrà rispondere nella seconda mezz'ora. Quindi in tutto più o meno, tranne questa piccola parentesi iniziale che era prevedibile perché il primo incontro durerà in tutto più o meno un'oretta. E non so se la Cristina Barbara vuole aggiungere qualche cosa ancora, mi dovrebbe dare qualche accenno per poter capire, se no passerò poi la parola al professore Sulpizio per non tardare moltissimo. Allora, la dirigente mi chiede o se vogliamo dal telefono oppure se la prossima volta, perché la prossima volta sarà la nostra invitata gradita, sicuramente. Sì, e meno. Sì, certo. Ok, perfetto. Allora facciamo così, diamo la parola al nostro relatore. Non riesce perché forse per quel motivo tecnico non è riuscita. Vabbè, insomma, la prossima volta avremo la dirigente sicuramente. Cristina, per adesso ci scusiamo con lei e provvederemo diversamente, insomma, in modo che possa anche vedersi e abbia tutto lo spazio che è giusto che abbia, insomma. Io in questo allora ho il piacere di passare la parola al professore Sulpizio, che quest'oggi all'interno della cornice del tema, che ovviamente fa parte come diceva il nostro presidente, di una risposta a una richiesta dei nostri docenti, vale a dire relativa all'educazione civica come nuova materia. Noi abbiamo scelto per l'appunto questo tema uomo e società. Il professore Sulpizio ci tratterrà su Montesquieu e il titolo vorrei che lo dicesse lui in modo che ce lo potesse anche spiegare. Quindi lo ringrazio molto, per una mezz'oretta avrete il piacere di ascoltare lui come il piacere lo avrò anche io. Chiedo al professore Sulpizio di attivare il microfono. Grazie. Allora, anzitutto grazie a tutti voi. Mi unisco ai ringraziamenti per
per la professoressa Cristina Barbara, per la professoressa Cazzato, il professore Zocco e tutti i colleghi che hanno reso possibile ancora una volta questa iniziativa e ringrazio anche per l'onore che mi fanno di invitarmi ancora in questa occasione. Il titolo del mio breve intervento, mezz'ora, ovvero il male nel rimedio, come il potere giustizia, riflessioni sul potere della giustizia in Montesquieu, vuole essere un tentativo, solo un tentativo, di problematizzare alcuni aspetti riguardanti il pensiero filosofico, politico, giuridico di età moderna. E credo che la maniera migliore per farlo, perché sono convinto che noi tutti oggi viviamo in qualche misura come note a piedi pagina del XVIII secolo, siamo figli del Settecento, siamo figli dell'Illuminismo, anche se a volte ce ne dimentichiamo, anche se spesso facciamo finta di no, e in quanto note a piedi pagina, commentatori di quello che è stato elaborato in quel secolo, che è un secolo molto più ricco e complesso di quanto si voglia a volte accettare, bene, proprio per questo motivo vorrei fare una sorta di inversione della freccia temporale e per spiegare bene, nei limiti del tempo e della possibilità, quello che ritengo rilevante in un autore come Montesquieu, partirò da Kant, quindi un autore che è decisamente posteriore a Montesquieu. Prima di farlo però, anche qui un brevissimo inciso, Montesquieu è probabilmente il più sconosciuto tra i grandi filosofi francesi del XVIII secolo, e sto parlando ovviamente non degli specialisti, ma essenzialmente della vulgata, dell'opinione comune. Essenzialmente si parla di Montesquieu per la divisione dei poteri, sarebbe stato il primo a teorizzare la distinzione in un potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Dopodiché si dimentica tutto il resto. Perché Montesquieu è il meno conosciuto, il più citato e forse il meno letto per certi aspetti degli autori del XVIII secolo? Perché essenzialmente è un autore che ha vinto. È un autore che ha risultato vincitore nell'ambito della storia. Le sue idee sono quelle che hanno plasmato il nostro mondo, la nostra società, la nostra percezione della società. Aggiungo un ulteriore elemento, essenzialmente, per quel che riguarda la peculiarità di Montesquieu, è un autore che soffre, è il caso di dire, non semplicemente come tutti i filosofi, di alti e bassi nella fama, ma soffre di un'avventura particolare. Montesquieu è studiato essenzialmente, molto studiato, essenzialmente nei momenti di acuta crisi. Faccio due esempi, giusto per rendere un po' l'idea. La prima grande edizione commentata, molto ben costruita, delle opere di Montesquieu, è immediatamente successiva al crollo di Napoleone e quindi a quella grande avventura che era stata la Rivoluzione francese e l'impero napoleonico. Si tratta di una edizione splendida con commenti e annotazioni di alcuni tra i maggiori pensatori dell'epoca. Un'altra grandiosa edizione è quella che è stata pubblicata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando cioè l'Europa, a fronte dello sfacelo, del disastro, della sciagura dei fascismi, delle vicende che ella stessa aveva creato e patito, non solo lei, patito, ha cercato di ritornare in qualche modo, di tornare, come diceva Machiavelli, ai principi, agli inizi, all'origine, e quale migliore origine di Montesquieu? Cioè di un autore che aveva una fondamentale ossessione dal punto di vista filosofico e politico, l'odio per il dispotismo, l'odio per ogni forma di tirannide. Tutto lo spirito delle leggi, che è un'opera ponderosa, enorme, che è costata anni e anni di fatica
all'autore, può essere letta, tra le altre cose, come una lunga, dolente meditazione sul dispotismo e sulle modalità che ci sono date per evitare di cadere vittime del dispotismo, della tirannide, della dittatura. Ovviamente il dispotismo di Montesquieu è qualcosa di molto diverso rispetto alla dittatura del Novecento, ma l'ossessione, di nuovo, montesquieuiana, per la violenza e per la crudeltà e quindi l'elaborazione teorica di strategie culturali, oltre che politiche, per combattere la crudeltà, l'inutile violenza e la ferocia umana, sono elementi di riflessione che tutt'oggi mantengono, spero di mostrarvelo nel poco tempo che, insomma, che vi prenderò, mantengono il loro valore. Prima però di abbozzare questo tema, questi aspetti, vorrei iniziare, come vi ho detto, da Kant, in particolare da un'operetta, da un saggio di Kant del 1784, per una idea, per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico. Perché? Perché nella sesta tesi di questa operetta, siamo nel 1784, quindi siamo già nel Kant maturo, il grande Kant, colui che ha rifondato la filosofia in maniera che ben pochi sono al suo livello, che ben pochi autori hanno rivestito l'importanza non solo storica di Immanuel Kant. Ha già pubblicato, per intenderci, La critica della ragion pura, sia pure la prima edizione, sta lavorando alla critica della ragion pratica, sta lavorando alla seconda edizione della ragion pura, quindi è nel pieno della sua attività, fertilissima attività creativa e speculativa. Bene, in questa sesta tesi Kant fa un'affermazione che è continuamente, io l'ho sentita più volte, continuamente riportata, citata, per lo più a sproposito. Perché tanto citata e tanto riportata? Perché è molto affascinante, è in qualche modo facilmente interpretabile come la classica lamentazione dell'uomo dotto e colto nei confronti del gregge ignorante e sussieguoso dell'autorità. Leggiamolo un attimo. L'uomo è un animale che, quando vive fra altri del suo stesso genere, ha bisogno di un padrone. Beh, questa è un'affermazione straordinaria. Qui non soltanto c'è il tema dell'animalità dell'essere umano, quindi il problema della necessità che l'uomo obbedisca a quelle leggi di natura che governano il mondo animale, né più né meno che gli altri esseri materiali, che gli altri esseri del mondo fenomenico, per di più però rispetto ad altri animali ha questa peculiarità per cui avrebbe bisogno di un padrone. Come ho detto, questa è una frase che viene continuamente citata come se fosse la condanna kantiana nei confronti dell'essere umano, che sarebbe particolarmente, come possiamo dire, portato a una vita da gregge, particolarmente portato al desiderio di obbedire, come se l'uomo fosse incapace di autonomia, strutturalmente incapace di autonomia. Tornerà su questo tema Kant, lo sappiamo, in altre opere, per esempio la straordinaria risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. Ma ciò su cui invece voglio un attimo soffermarmi è vedere la riga successiva. Quando Kant dice, infatti, egli, l'animale uomo, abusa certamente della sua libertà riguardo ai suoi simili, e anche se come creatura ragionevole desidera una legge che ponga limiti alla libertà di ognuno, la sua egoistica inclinazione animale lo conduce a trarsene fuori non appena gli sia possibile. Egli ha dunque bisogno di un padrone che spezzi la sua volontà particolare e lo costringa ad obbedire a una volontà universalmente valida secondo cui ognuno possa essere libero. Vedete, il discorso è molto diverso. Essenzialmente, per quale motivo l'uomo avrebbe bisogno di un padrone? Perché l'uomo, lungi dall'essere portato e
per natura, potremmo dire, all'obbedienza, alla soggezione, in realtà è essenzialmente portato all'anarchia, essenzialmente portato al rifiuto dell'accettazione di una legge che egli stesso si dà. L'essere umano quindi sarebbe, nella prospettiva kantiana, costretto all'obbedienza di un padrone il quale lo costringerebbe ad obbedire a quelle leggi di ragione che valgono per tutti. Non apro tutto il discorso qui sugli echi russoiani che sono presenti, mi interessa un'altra cosa. Qui Kant sta prospettando, lo sapete bene, un possibile sviluppo del genere umano. Ci sono degli accenni bellissimi alla vita degli altri pianeti, che andrebbe presa molto sul serio, fa Kant, per dire come forse in altri pianeti gli esseri viventi si sviluppano in un'altra maniera, ma l'uomo può, come genere e non come individuo, puntare a uno sviluppo morale che lo conduca finalmente a vivere secondo ragione. Ora, questo che in Kant è la speranza di un processo a venire, il progetto altresì di una realtà non ancora presente, in Montesquieu, che pubblica Lo spirito delle leggi nel 1748, era invece la constatazione di una crisi irrisolvibile. Essenzialmente, come ho detto, tutto Lo spirito delle leggi è una meditazione e anche una meditazione sui rischi del dispotismo. Quali sono le altre forme di governo che Montesquieu individua in tutta la storia, egli dice, dell'uomo? La monarchia e la repubblica. Tre sono le forme di governo individuale da Montesquieu: la monarchia, la repubblica e il dispotismo. Come vedete, per esempio, rispetto alla tradizionale distinzione aristotelica, monarchia, aristocrazia, democrazia, Montesquieu la risolve completamente. L'aristocrazia serve a Montesquieu nell'ambito della monarchia come termine medio per attutire in qualche modo il conflitto fra volontà regale, monarchica e popolo. La democrazia è una forma, probabilmente la più pura, della vita repubblicana, ma si possono essere repubbliche aristocratiche. Il dispotismo è semplicemente il dominio violento di un uomo solo, che fa della propria volontà la legge. Quindi il dispotismo è il rifiuto di ogni possibile relazione civile all'insegna di una legge che si imponga anche a colui il quale promana la legge. Perché il punto è questo: la legge deve essere uguale per tutti, anche nei confronti di chi questa legge la fa, la promana, la scrive. La Repubblica è, nella prospettiva di Montesquieu, la più perfetta forma di organizzazione statale, di organizzazione sociale, di uomini liberi. Per la Repubblica, uno Stato popolare, però, che voglia governarsi democraticamente, ci vuole una molla in più, dice Montesquieu, che è la virtù. Infatti, se in una monarchia dove chi fa eseguire le leggi si giudica al di sopra delle leggi, questo è il re, è la fonte delle leggi, la fonte del potere, la fonte dell'autorità, ma egli non sottostà a quelle leggi. Ho detto 1748, sapete benissimo come circa 40 anni dopo il re scoprirà ben presto che può benissimo essere messo alla pari degli altri, giudicato con le leggi, con le nuove leggi. La rivoluzione francese sarà sconvolgente anche da questo punto di vista. Allora, in una monarchia si ha minor bisogno di virtù che in un governo popolare, dove chi fa eseguire le leggi
sente di esservi sottomesso lui stesso e di portarne il peso. Perché la virtù è così essenziale alla vita di una repubblica? Perché in una repubblica la forma dello Stato è contemporaneamente la più potente e la più vuota. La più potente perché essenzialmente lo Stato promana direttamente dalla volontà dei suoi cittadini. Lo Stato è espressione della volontà dei suoi cittadini. Contemporaneamente la più vuota perché molto facilmente una repubblica, soprattutto una repubblica democratica, può cedere il passo e confluire, potremmo dire, quasi come se fosse un movimento, un fiume che si muove naturalmente verso una foce che sta lì, confluire in una forma di monarchia o di dispotismo. Monarchia o dispotismo, indipendentemente adesso dalla strutturazione dello Stato, che si può configurare in vario modo, essenzialmente mediante la cessione momentanea, ma per lo più definitiva, degli ambiti di deliberazione. La virtù è indispensabile perché, dice Montesquieu, e qui torniamo, dicevo, di una freccia del tempo che viene invertita. Il perché lo scopriamo se andiamo a leggere la prima gran famosa opera di Montesquieu, che è Le lettere persiane, in cui viene raccontata una storia, una favola, in qualche modo, di un popolo, quello dei trogloditi, che in seguito a un'immane catastrofe, una pestilenza, viene decimato. Di un popolo ricco, feroce, violento, numeroso, restano in vita due famiglie. Queste due famiglie, in virtù semplicemente dell'amore reciproco, della forza di carattere, della coerenza nel voler essere meritevoli di lode, riescono a ricostituire una società, una comunità ricca, fiorente, potente. Sono talmente forti che i popoli vicini non osano attaccarli mai, ma che a un certo punto, vista la grandezza ormai raggiunta dal popolo, decide di fare un passo che è fondamentale, quello di darsi un monarca, di darsi un re. E attenzione, siccome sono un popolo saggio, un popolo di uomini virtuosi, non scelgono a caso, scelgono il migliore fra loro, scelgono cioè la persona che più di tutti, l'anziano che più di tutti rappresenta che la virtù dei trogloditi. Quando avviene questa elezione, l'uomo indicato, il re, piange disperato. Piange disperato perché? Perché dice: in questo momento io assisto alla fine dei trogloditi. Così, queste sono le sue parole. Che giorno sventurato, perché ho mai vissuto così a lungo? Per quale motivo la sventura? Perché un popolo ricco che sceglie un uomo degno, degnissimo, il migliore di loro per essere re, compie un atto sventurato? Vedo bene, dice questo anziano signore, trogloditi, di che si tratta. La vostra virtù comincia a pesarvi. Nella condizione in cui vi trovate, non avendo un capo, dovete essere virtuosi vostro malgrado, altrimenti non potreste sopravvivere e cadreste nella sciagura dei vostri padri. Cos'è che qui ci sta dicendo Montesquieu? Che la libertà è faticosa, che la deliberazione è faticosa, che quella che noi chiamiamo per lo più libertà, ovvero la cosiddetta licenza, permetterci di dire quello che ci pare, quando ci pare, in ogni momento, non è mica libertà, è semplicemente aprire la bocca per dare aria alle tonsille. La vera libertà significa assumersi volta per volta la responsabilità di decidere cosa è giusto e cosa non lo è,
e di mantenere la propria posizione e di dimostrarla, spiegarla, senza fare appello ad alcuna autorità superiore, senza richiamare alcun padre metaforico che ci dica come ci dobbiamo comportare, senza che nessun re promandi le sue leggi in base alle quali noi poi dovremmo comportarci. Mi è capitato più volte di citare una canzone di Bob Dylan, che la faccio anche questa volta, in fin dei conti Bob Dylan merita sempre. Bisogna essere davvero molto forti e rigorosi per poter vivere senza legge. Bisogna essere moralmente forti per essere dei fuorilegge. Cosa significa questo? Che essenzialmente l'autonomia che la Repubblica, che la forma democratica della Repubblica immaginata da Montesquieu ipotizza, è un'autonomia che si fonda sulla capacità di tutti i suoi cittadini di interagire ponendosi a un livello di astrazione tale da saper distinguere il bene pubblico dal bene privato, da saper proporre alternative fondate però non per esempio sulla semplice preferenza o sulla superstizione. La superstizione è un'altra grande nemica di Montesquieu, in genere del XVIII secolo, ma questo è un altro discorso, un'altra grande nemica di Montesquieu. La fede nei medicamenti magici, la fede in ciò che non viene conquistato faticosamente ma che ci viene donato come se fosse un miracolo. Quando c'è un miracolo vuol dire che c'è qualcosa dietro che non ci viene detto. La fede in ciò che non è dimostrato e dimostrabile, meglio ancora, la fede in qualcosa che viene presentato come dimostrabile e non lo è. Quindi l'assunzione principe del diritto civile, ma in realtà poi di tutta l'impostazione montesquieana, e di qui anche la sua amarezza, in fin dei conti, anche il suo conservatorismo, il suo preferire nello spirito delle leggi la forma monarchica, perché sì, il male è nel rimedio. Le leggi, lo Stato, è un rimedio a che cosa? All'incapacità che l'uomo ha dimostrato a un certo punto di sapersi autodeterminare, autogovernare senza alcun bisogno di un'autorità superiore. Ma questo rimedio, come sanno tutti quelli che hanno avuto un po' un modo di studiare un po' anche la storia della medicina, il farmaco è sempre anche un veleno. E il rimedio non è la soluzione, è soltanto un male. Un male che però a questo punto è difficilissimo da curare. Difficilissimo da curare perché abbiamo naturalizzato la nostra forma di vita. Diamo per scontato che il nostro modello di società, di vita, sia sempre lo stesso, sia quello giusto, sia quello naturale. Sempre Montesquieu infarcisce, caso di dire, lo spirito delle leggi di digressioni sui comportamenti, sui costumi più diversi. Si va dalle leggi dei giapponesi a quelli degli irochesi, col dubbio che non sappia neanche di preciso chi fossero gli irochesi, perché gli esempi sono abbastanza bizzarri, ma già nelle lettere persiane immaginava appunto che la nostra società fosse guardata da due persiani, cioè da due individui che, venendo da una cultura diversa, ci guardassero come noi guardiamo qualcosa di bizzarro e strano. Questo effetto deformante serviva a Montesquieu non soltanto a criticare, questo sarebbe poca roba, a criticare la nostra forma di vita. E non significa assolutamente affermare che tutte le società e tutte le culture, tutte le forme di vita sono tra di loro equivalenti, non si abbia alcun diritto di valutare la giustezza e la giustizia dei comportamenti, la giustezza e la giustizia delle leggi. C'è una sola legge su cui Montesquieu non può transigere, è quello che vi dicevo all'inizio. Una legge che permetta la crudeltà, un comportamento crudele nei confronti dei propri simili o di coloro i quali
possono essere considerati nuovi simili, nostri simili, e qui il discorso si fa molto complicato, perché di nuovo nel Settecento si cominciò a problematizzare per esempio il rapporto con il mondo animale, quindi la necessità eventualmente di rivedere alcuni comportamenti nei loro confronti, ma pensate semplicemente a tutto il dibattito che nel Settecento inizia, il professor Ceracè, sono un paio d'anni ormai che conduce importanti iniziative in proposito, sulle differenze razziali, sul problema del razzismo, il problema dello schiavismo e della schiavitù. Montesquieu è fra i pochissimi filosofi, me ne vengono in mente due o tre, adesso sull'impronta onestamente tre, saranno sicuramente di più, che esplicitamente e nettamente rifiutano ogni forma di schiavismo, ogni forma di razzismo. E sono Montesquieu, Diderot e Condorcet. Altri non sono così netti. Affermare quindi il principio essenziale di giustizia, affermare il principio essenziale di autonomia, ci riporta, permettetemi di chiudere questo cerchio, questo circolo, di nuovo a Kant, e forse in qualche modo a ripensare quella sua benedetta, famosa, anche qui più volte da me, non solo da me citata, risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, sapere aude. È l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che egli deve solo a se stesso. Guardate che questo è importante. Lo stato di minorità non ci è imposto da un'autorità superiore. Non è uno stato naturale a cui non possiamo che in qualche misura essere soggetti. Lo stato di minorità è sempre una scelta. Ed è una scelta comoda, perché essenzialmente è molto più facile semplicemente accettare le indicazioni. Non voglio parlare di obbedire, attenzione, non è solo questo, non è solo questo, perché la disobbedienza è stata spesso indicata come una mia virtù, personalmente ritengo che la sia, ma non è questo il punto. Il punto è che questo stato di minorità funziona soprattutto non nei confronti dell'autorità, ma nei confronti di criteri morali, nei confronti cioè della decisione ultima a cui siamo costretti a fare appello. Essenzialmente, possiamo dire così, chi è che ha diritto dell'ultima parola? Chi è che può porsi come legislatore di sé medesimo e degli altri? E in base a quali criteri? Rifiutando su tutti il criterio essenziale che è quello della legge più forte. Tutta, secondo me, parte almeno del pensiero illuminista è il rifiuto della legge del più forte come legge caratterizzante il rapporto tra esseri umani. Direi che la mezz'ora è passata e vi ringrazio tutti per l'attenzione con la quale avete avuto la bontà di seguirmi. Cedo la parola adesso al professor Ceracè, che saprà meglio di me che cosa fare e come muoversi. Allora, intanto molte grazie al professore Sulpizio per questa bellissima lezione per la quale siamo tutti molto grati. Adesso possiamo fare delle domande, se ci sono, vedo che in chat alcuni hanno già alcune domande, dovrebbero dirci da quale scuola in realtà provengono per poter dire al professore chi dice cosa. Comunque ci sono un sacco di complimenti che troverete in chat e questo ci fa molto piacere. Quando è la prossima lezione? Questo è già un buon indice, insomma, per noi. La prossima lezione, il prossimo seminario didattico di questa bella rassegna sarà il 16 novembre, parlerà la professoressa Nadia Brahi, ci parlerà di filia e comunità ideale nel pensiero degli antichi, quindi lunedì 16 novembre 2020, sempre su Microsoft Teams con tutto questo apparato che abbiamo messo su, sperando che la cosa stia funzionando in qualche modo. Ci sono più di 640 partecipanti online, quindi vi ringrazio davvero molto. E vediamo se c'è qualche domanda. C'è una domanda su il rapporto
sul concetto di libertà fra Montesquieu e Kant. Non so se il professore vuole rispondere prima a questa. Prego. Scusa un attimo, noi del COMI usciamo un attimo perché poi entriamo quando abbiamo fatto la ricognizione sugli studenti. Certo, okay. Certo, vi aspettiamo. Nel frattempo il professore risponde a questo in chat. Va perfetto. Bene, grazie. Grazie, grazie. Prego, prego Fabio. È un rapporto abbastanza complesso. Cominciamo da un paio di ambiti. Kant parte con la sua riflessione sulla libertà innanzitutto da un ambito morale e intreccia strettamente la sua riflessione morale, quindi la ragion pratica, e quindi il problema imperativo categorico, e quindi il problema della libertà essenziale noumenica, eccetera, 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 intreccia la sua riflessione morale straordinaria con almeno due livelli. Uno è quello che potremmo dire banalmente di filosofia politica, e quindi la riflessione su, per esempio, la forma, non tanto come lo Stato, la forma della società, il problema dell'idea di un ideale cosmopolita e così via. L'altra però si intreccia, ed è secondo me un elemento estremamente interessante, con le riflessioni che in quegli anni facevano, per esempio in Germania Herder, sulla storicità anche dello sviluppo morale umano e sulla storicità della libertà nelle società umane. Penso ad Herder, penso ad Adam Smith, per esempio. L'accenno che ho fatto prima, delizioso, vi assicuro che sembra bizzarro, ma quando uno ci si ferma a pensare è veramente potente. Agli altri pianeti, Kant, Herder ed altri autori del Settecento si ponevano il problema del fatto che non soltanto la Terra non fosse l'unico pianeta abitato nell'universo, o comunque anche nel sistema solare, ma che forse negli altri pianeti le società che vi si erano sviluppate erano moralmente anche superiori. Addirittura alcuni autori ipotizzavano che dopo la morte la nostra anima passasse da un pianeta all'altro, quindi ci fosse una forma di trasmigrazione delle anime non all'interno soltanto della metempsicosi pitagorica, ma uno sviluppo verso il miglioramento che passa da un pianeta all'altro. Quindi dopo di noi c'è Marte, poi c'è Saturno e così via. Che non so, erano teorie bizzarre, ma solo dal nostro punto di vista. Nell'ambito della filosofia del diritto, diciamo, della società, la riflessione kantiana è una riflessione che appunto si concentra sull'essenziale libertà di critica da parte del cittadino. Ciò che Kant non teme, in realtà, ma perché questo sarebbe un discorso troppo lungo, è quello che teme Montesquieu. Kant non teme il dispotismo. Kant non teme che l'Europa possa tornare a quel regime di, non soltanto di guerre, ma a quei regimi violentemente dispotici che aveva conosciuto prima. Montesquieu pensa essenzialmente a Luigi XIV, o che alcuni autori, appunto Montesquieu, guardavano alle porte dell'Europa. Essenzialmente Montesquieu viene accusato molto spesso di aver detto sciocchezze riguardanti la Turchia, le aveva dette, non era quel il punto. Ma l'osservazione montesquieuiana per cui alcune forme di governo orientali, persiane, turche, di area dell'Estremo Oriente, fossero forme di governo essenzialmente dispotiche, magari adatte al contesto, ma dispotiche, c'era, e che queste forme di governo avessero una potenza contaminatrice ed infettiva, pericolosa, Montesquieu l'aveva avvertita. Luigi XIV continuava a dire che secondo lui la forma di governo migliore era quella del turco, ovvero appunto un dispotismo orientale radicale. Quindi la sintesi Montesquieu è che cos'è la libertà? Lui lo diceva chiaramente, è la sicurezza. Dove per sicurezza si deve intendere che i cittadini sono sicuri non soltanto dalla malavita, questa era una sicurezza relativa. Allora vivevano in un mondo molto più violento, si facevano meno problemi. Il grande timore di Montesquieu è che il cittadino non fosse sicuro nei confronti del potere statale, nei confronti del monarca. Vi ricordo che al tempo di Montesquieu il monarca poteva mandare chiunque alla Bastiglia senza motivi, semplicemente con una lettera de cachet. Diceva lui, mi è antipatico, via, stai lì dentro e poi se ho voglia lo faccio uscire, altrimenti no.
è quella della professione. Professore Sulpizio, chiedo scusa, ma siccome sta facendo proprio questo paragone, c'è una domanda che si inserisce bene da parte del liceo di Maglie e chiede anche, in realtà ne ha già parlato, però insomma si può forse ripetere, quali sono le differenze fondamentali fra Montesquieu e Kant su questo punto particolare? A questo punto particolare le differenze essenziali sono, da una parte, come vi dicevo, che allora prendiamolo da un altro punto di vista. Permettetemi. In Montesquieu il problema essenziale è come limitare il potere dello Stato, come limitare il potere monarchico, come permettere ai cittadini di vivere in sicurezza, perché la vera ingiustizia è quella che soffre il cittadino nei confronti di un potere superiore che è quello statale. In Kant il problema fondamentale è come fondare i diritti, qui siamo in Kant, appunto tutto il lavoro della critica, i diritti del cittadino, potremmo dire, ora i diritti dell'individuo. Come Kant non teme i despoti, per quanto avesse fatto esperienza di Federico il Grande, che se c'è stato un despota nel 700 era stato decisamente lui, il dispotismo di Federico il Grande era così prossimo all'ideale di dispotismo illuminato alla Voltaire che aveva affascinato tutti. Ecco, questa è la massima distanza. Montesquieu non crede ai despoti illuminati in nessuna forma. Kant, tutto sommato, un dispotismo illuminato. Mi inserisco per chiedere, per aggiungere una domanda, perché ce ne sono tantissime, Fabio, quindi dovrò fare una sorta di riassunto. Quali sono, secondo Montesquieu, le virtù più importanti in una repubblica? Dipende dal tipo di repubblica. Essenzialmente la frugalità, dove per frugalità si deve intendere non semplicemente l'accettazione della povertà privata, non è questo, semmai la capacità di rendersi conto di ciò che è veramente utile al privato e quindi la capacità di essere liberi anche di donare. C'è una cosa bellissima, Montesquieu ricorda come a Roma i cittadini più ricchi erano quelli che donavano di più al pubblico erario mantenendo uno stile di vita frugale. La virtù dell'autonomia, la virtù quindi del coraggio, è legata alla capacità che si ha di non aver bisogno di esporsi come uomo ricco, bello, potente, eccellente, eccetera, eccetera, per manifestare la propria potenza. La potenza si esprime in una repubblica nella condivisione, non nella contrapposizione. Approfitto a questo punto per fare una domanda che pone la classe 5BL Liceo Comi. Lei ha parlato di dispotismo durante il periodo di Montesquieu. Volevamo chiederle se esiste in Kant una forma di dispotismo nel suo pensiero. Volevamo aggiungere in che modo, secondo Kant, si può spezzare la volontà dell'uomo. Una domandona però ai pochi minuti. In questi minuti la volontà dell'uomo la si può spezzare. Allora, intanto c'è il problema dell'uomo un legno storto. Gli uomini hanno tutto il processo kantiano, un processo estremamente faticoso, lungo, di estrema difficoltà. La volontà dell'uomo, la libertà umana può essere spezzata in mille modi, a partire appunto da una cattiva legislazione. A dirla tutta, secondo me, non tutti siamo d'accordo, Kant in questo è molto volteriano. Il principale nemico della libertà dell'uomo è la religione. Certo. La religione entro i limiti della sola ragione gli procurò parecchi problemi, perché Kant poneva limiti che i poteri religiosi allora non apprezzavano, mentre Montesquieu diceva che sì, tutto sommato la religione è un male, ma si può tollerare perché può servire. In Kant questa accettazione la vedo meno. C'è una domanda su dei riferimenti, i ragazzi chiedono se è possibile dare, e anche qualche collega vedo, dei riferimenti, delle citazioni offerte dal professore Sulpizio, e chiedo pure se avete registrato. Sì, stiamo registrando, speriamo di riuscire a mandare tutto anche sul canale. Fra l'altro la registrazione dovrebbe rimanere online fin quando la piattaforma la sostiene. Però insomma provvederemo a creare un canale delle registrazioni. Prego Fabio, ti chiedo scusa, ti ho dovuto interrompere, perdonami tanto.
No, allora, a memoria, perché purtroppo come di solito ho fatto un po' a memoria, le citazioni sono dalle idee per il progetto scritto kantiano, quello da cui ho iniziato, che sono le idee per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, sono varie edizioni italiane, tra cui quelle di scritti giuridici, scritti di diritto, pardon. Poi la lettera, ho citato dalle lettere persiane, la lettera 14, di Uzbek, questa è una, rientra tra le prime e una delle primissime lettere, delle lettere persiane. Questa che sto mostrando qui non è per fare pubblicità, è semplicemente una delle tante traduzioni, per fortuna, che ci sono delle lettere persiane. E poi, essenzialmente, dal primo e del sesto libro dello Spirito delle Leggi. Chiudo un secondo, a proposito del discorso di prima, di cosa potevano fare secondo Kant per spezzare il dispotismo. Kant è un sostenitore del, potremmo dire, dell'opinione pubblica. Portare il dibattito sul piano pubblico, portare il dibattito sull'ambito della pubblica piazza, della discussione, dove c'è discussione, dove c'è vera discussione, e qui si dovrebbe aprire il discorso su altre questioni, non ci può essere dispotismo. E Fabio, devo darti una serie di farti una serie di domande. Ovviamente ce ne sono tantissime perché ci sono più di 550 partecipanti ancora, quindi le leggo un attimo e poi non so come farei a rispondere. Classe terza di Casarano, collegandoci alla domanda di prima, quindi esposti per ciò che si è possiere sbagliato. Classe quarta G, liceo scientifico De Giorgi di Lecce, l'illumismo per Kant e l'uscita dell'uomo dal suo stato di minorità imposto dall'uomo stesso. È riuscito ad avere l'uomo a smettere di imporsi questo stato di minorità? Se sì, in che senso? Se no, con il tempo oggi cosa è cambiato? Te la lascio a te questa. Poi, allora, riguardo sempre Kant e Montesquieu, entrambi dicono che o l'uomo ha bisogno di un padrone e che ci si deve organizzare una forma di governo per soppesare l'incapacità umana. Questo vuol dire che è possibile ammettere che entrambi non abbiano fiducia nel singolo, ma abbiamo più fiducia nella massa, organizzata o acculturata ovviamente, liceo linguistico che fece 4D internazionale maglie. Qual è il rapporto tra Montesquieu e lo Stato, 4D internazionale liceo Capece Maglie, la 5B del liceo statale di Capece Maglie, che è attivissimo devo dire, ma quindi ammettono l'esistenza degli alieni? La lascio a te perché... Sì, allora rispondo subito. Viene ammessa come possibilità, certo. Viene ammessa come possibilità semplicemente perché sembra loro bizzarro, come possibilità, che la Terra sia l'unico mondo popolato dell'universo. Nel momento in cui accettiamo che l'universo è un universo infinito, e non tutti lo accettavano, che le stelle fossero siano altrettanti soli, e non tutti lo accettavano, non si vede per quale motivo, cioè potremmo dire che cosa abbiamo di speciale noi, per quale motivo soltanto noi dovremmo essere un pianeta popolato. Quindi come possibilità viene ammessa, senza problemi. Di qui a dire che sappiamo che esistono, no. Di qui a dire noi parliamo con gli spiriti incarnati di altri pianeti, lasciamo perdere i sogni di un visionario, questo è un'altra cosa. Ma come possibilità c'è, come? Hanno più fiducia nell'individuo o nella massa? Non si fidano della massa, nessuno dei due. Non si fidano della massa perché la massa, potremmo dire in maniera anche qui un po' brutale, la massa non ragiona. La massa si fa influenzare, qui con questo forse rispondo anche a un'altra domanda. Allora, quando si è in massa, quando si è in gruppo, soprattutto numerosi, siamo facilmente influenzabili dall'elemento, possiamo dire, retorico-passionale. Pensate semplicemente all'importanza che ha la musica in determinati momenti, in determinati aspetti della nostra vita o quando ci troviamo in vari gruppi. Pensate alla potenza evocativa di chi ama il calcio. Pensi alla potenza evocativa del muro del Borussia Dortmund, come tutti sono vestiti allo stesso modo con i colori di quella squadra e tutti cantano dall'inizio alla fine. Oppure la Coppa del Liverpool. Perché è così importante quella presenza per i giocatori? Cioè c'è un elemento che ci attraversa fisicamente, con la nostra componente animale, che è l'elemento della passionalità, della persuasione. Noi possiamo essere persuasi a fare qualcosa anche se non ci vengono forniti argomenti razionali, semplicemente perché chi parla è particolarmente bravo. Anche qui, perdonatemi, l'esempio che faccio sempre,
andatevelo a sentire, è il discorso di Marco Antonio e Giulio Cesare di Shakespeare. Marco Antonio non dice assolutamente nulla. Se uno va a vedere, se uno smonta il suo argomento, Marco Antonio non dice nulla, eppure convince tutti, semplicemente perché parla bene, perché ha una musicalità. L'individuo, no, l'individuo dovresti argomentare maggiormente. Poi per un'altra questione, il rapporto sempre Kant-Montesquieu in riferimento allo Stato, cioè la forma Stato prediletta da entrambi in realtà è essenzialmente, potremmo dire, una forma di monarchia moderata, costituzionale potremmo anche dire, Montesquieu lo diceva chiaramente, questo perché? Perché entrambi sfiduciati, storicamente sfiduciati appunto per tutti questi motivi sul regno storto dell'umanità, si rendono conto che la Repubblica, sotto forma democratica, non è particolarmente affidabile. Ma scusate, tenete conto di un paio di cose molto banali. Numero uno, le repubbliche esistenti ai tempi di Kant e di Montesquieu, quelle europee, non è che fossero proprio dei modelli di virtù da nessun punto di vista, ma da nessuno dal punto di vista, pensate a Venezia, per dirne una. Numero due, Montesquieu non lo vide. Kant cominciò a vederlo e ne rimase molto impressionato. Due eventi sconvolgenti: la nascita degli Stati Uniti, che fu un evento europeo, non solo americano, ebbe un grande effetto europeo, e la Rivoluzione Francese. Con la Rivoluzione Francese cambia tutto. Con la Rivoluzione Francese tutto questo che noi abbiamo detto va ulteriormente ripensato e ridefinito, perché banalmente, perché gli uomini, gli individui, i diritti del cittadino diventano un elemento costituzionale e quindi tutta la filiera del potere va completamente ripensata. Mi sono perso qualche domanda sicuramente. Sicuramente me ne sono persa pure io qualcuna, sono tantissime e penso che qualche studente ti scriverà, dobbiamo però finire qui perché siamo già 1:20 e mi scuserete, insomma, siamo tantissimi davvero. Il professore dà comunque la sua disponibilità, non inondatelo perché veramente le domande sono tantissime, non riesco nemmeno a notificarle, cioè non riesco nemmeno a fare pubblica per quanto ce ne sono. Io quindi ringrazio il professore che in questo momento saluto passando in visione diretta a voi, ringrazio moltissimo il professore Sulpizio per questa sua lezione, vi do appuntamento a giorno 16 novembre con la professoressa Nadia Brahi per il secondo seminario e sono veramente molto molto contento, vi ringrazio moltissimo per questa vostra interessantissima e copiosa partecipazione. Per domande eventuali al professore Sulpizio, se veramente siete così motivati, la mail è quella istituzionale fabio.sulpizio@unisalento.it. Ancora grazie a tutti, ancora grazie al professore Sulpizio, grazie alle scuole del coordinamento scuola-università che sono fondamentali per la nostra università e per il nostro corso di laurea, che come vedete hanno veramente una bella forza di presenza e rappresentano davvero una bella comunità intellettuale. Molte grazie ancora a tutti e a presto. A presto, alla prossima, giorno 16. Grazie a tutti voi, buon fine settimana.